questo video condivideremo alcune fantastiche idee con cui potrai fare scherzi ai tuoi amici. Uniamo fai da te, divertimento e risate! Una graffetta commestibile? Scommettiamo che non lo credevi possibile? Rulla una sottile striscia di pasta di zucchero. Arrotolala per darle la forma di una graffetta. Agisci rapidamente, ma con attenzione. Ho messo graffette vere e finte qui vicino, in attesa che lei ne abbia bisogno. Tutto qui. Vuole una graffetta? E gliene do una normale di metallo. Nel frattempo, mangio la graffetta di pasta di zucchero. È stupita? Sì, lo è. Starà pensando che tutte le mie graffette sono commestibili. Annusa quella che le ho dato e me la offre. No, grazie. Non mangio il metallo. Hai del lucida labbra al posto della scolorina. E del trucco nella boccetta della colla. Abbiamo mischiato trucchi e cancelleria. È un gran casino. Bisogna pulire una boccetta di scolorina usata. Versaci dentro del lucida labbra. Taglia il pennello. Non ci servirà. Sostituiscilo con un applicatore di lip gloss usato. Incolla con la colla a caldo. Oh, ho fatto un errore. Ho bisogno della scolorina, ma l'ho lasciata a casa. Userò quella della mia amica. Oddio! E questo cos'è? Ah, è lucidalabbra. È fantastico! Voglio sperimentare una ricetta per un lucidalabbra fai da te che ho letto su internet. Aggiungi alcune gocce di colorante alimentare in una boccetta di colla vinilica. Mescola bene. Sei senza colla? Prendi la mia! Provo a usarla per incollare, ma non credo che abbiamo lavorato invano. Cerco di spiegarle che è un lucidalabbra fai da te economico, fatto con colore e colla, ma la mia amica sembra piuttosto scettica riguardo questo misterioso trucco di bellezza. Ora penso che non fosse una buona idea applicare la colla sulle labbra. Un libro dentro un altro? È un metodo fantastico per fare uno scherzo alla tua amica. Intreccia due libri. Sarà difficile separarli. Puoi fare la stessa cosa con i suoi appunti. La mia amica trova i libri intrecciati tra loro. Li tira cercando di separarli, ma fallisce. Allora li mette in piedi e li scuote. Questa volta funziona. Penso che mi stia pensando in questo preciso momento. Un altoparlante Bluetooth è un altro modo carino per fare uno scherzo alla tua amica. Fissalo sulla parte inferiore della scrivania. Accendi l'altoparlante dallo smartphone. Esatto! Ora aspetta che non ci sia nessuno in giro e accendilo. Ah, è tutta sola a mettersi lucidalabbra. Non si aspetta alcuno scherzo. È ora. Wow! Il forte suono la fa sobbalzare. Trova i miei altoparlanti e scopre il mio piccolo segreto. Pensi che una gomma non possa essere commestibile? Ora vedrai che ti sbagliavi. Prendi della pasta di zucchero di tre colori. Stendi ogni pezzo. Posizionali uno sopra l'altro. Taglia seguendo la linea di un righello. Dagli una forma rettangolare. Smussa gli angoli come se la gomma fosse stata usata. La tua amica vuole fare uno spuntino? Offrile la gomma! La guarda con sospetto, ma alla fine l'assaggia. La finta gomma dolce è un po' mordicchiata, ma sembra ancora vera. È impegnata tutto il tempo con il suo telefono. Sento di dover mettere fine a questa cosa. Le chiedo di darmi un attimo il suo telefono. Faccio uno screenshot del suo desktop. Faccio sparire tutte le sue icone. Metto lo screenshot come sfondo. Non riesce a capire cosa sta succedendo al suo telefono. Un minuto fa funzionava normalmente. Cosa hai fatto? Ok, calmati. Guarda, è solo il tuo nuovo sfondo. In risposta, la distrarrò dal suo portatile. Le lascerò un messaggio particolare. Copro l'intero schermo con degli adesivi colorati. Servirà del tempo, quindi aspetto che vada a pranzo. Scrivo ciao o un altro saluto e disegno uno smile. Quando aprirà il portatile, la simpatica faccina le farà l'occhiolino, ricordandole di fare una pausa. È tutto il giorno che sta lavorando ai suoi appunti. Ha bisogno di una pausa. Devo farla rilassare con questo piccolo scherzetto.
aspetto che vada via. Inizio velocemente a lavorare sul suo portatile. Apro le graffette, tolgo le pagine e le rimetto a posto in ordine casuale. Cerca ciò che stava leggendo, ma trova disordine nei suoi appunti. Oh oh, sembra che abbia capito chi le ha fatto questo scherzo. Meglio scappare! Ti serve un rossetto? Tieni, è gesso! Non ti servirà molto tempo per fare un rossetto inusuale così. Tutto ciò di cui hai bisogno è un contenitore di rossetto vuoto. Rompi un pezzo di gesso della misura giusta. Se non è rotondo, smussa gli angoli per farlo entrare nel contenitore. Inseriscilo. È abbastanza comodo per scrivere. Non devi lavarti le mani o cercare delle salviettine umidificate ogni volta che devi scrivere con il gesso. Giralo come un rossetto e usalo. Un portamatite commestibile? Sembra molto strano. Eppure puoi usarlo per contenere la tua cancelleria. Prendi un astuccio metallico con una base dalla forma semplice e piana. Stendi un grande pezzo di pasta di zucchero. Posiziona il fondo della base dell'astuccio nel mezzo, avvolgilo con la pasta, taglia gli eccessi. Fai lo stesso con il coperchio utilizzando una pasta di colore diverso. Quando si è indurito leggermente, ritaglia un po' i bordi per rimuovere la base. Se il portamatite fai da te si crepa o cambia colore dopo l'asciugatura, applica un po' d'acqua con un pennello. Utilizzeremo questo passaggio per aggiungere un po' di colore. Pitturalo con colorante alimentare. Disegna una faccina simpatica con un pennarello alimentare. Ci puoi mettere dentro delle matite finte, una gomma finta e finte graffette. Puoi mangiare tutto! Ma per fare uno scherzo alla mia amica, ci metto dentro della vera cancelleria. Le suggerisco di scegliere ciò di cui ha bisogno, mentre mangio il coperchio del portamatite. Lei pensa che tutto ciò che c'è nell'astuccio sia finto e prova a mangiare un pastello a cera. Ahimè, è vero! Posso disegnare con questa matita? Sì, puoi, ma non ora! Ricopri la mina con dello smalto per unghie trasparente. La tua amica ha bisogno di una matita. Prendila! Tenta inutilmente di disegnare. Preme la matita con lo stesso risultato. Dopo aver esaminato la mina, capisce che è ricoperta. Sa sicuramente chi le ha fatto questo scherzo. Una sedia scoppiettante è una grande idea per uno scherzo a scuola. Attacca due piccoli petardi ad un pezzo di biadesivo. Incollali alla gamba della sedia. Puoi attaccarne anche su più gambe. Appoggia con cura la sedia al pavimento e aspetta. La tua amica si siede. Bang! E la sua reazione è abbastanza prevedibile. Il forte rumore la fa saltare dalla sedia. Assicurati che i petardi siano sicuri e non accenderli. Scegli petardi rumorosi. Questo carinissimo set di trucco può essere facilmente scambiato con la pittura di un artista. Ti mostreremo un modo per dare nuova vita ai tuoi trucchi rotti che sorprenderà la tua amica. Trasferisci dell'ombretto rotto in una palette di una tavolozza. Aggiungi dell'acqua. Mischiala con l'ombretto. Copri con un fazzoletto di carta e premi per rimuovere l'umidità in eccesso. Pulisci la palette con un cotton fioc. Oltre all'ombretto ci sarà del fard nelle palette. E del rossetto che non puoi più usare nel contenitore. Sciogli le rimanenze con una fiamma. Versa nel contenitore. Aggiungi un altro colore. Abbiamo un grazioso set di trucco economico. È fatto con i prodotti di bellezza rotti che solitamente vengono buttati via. Chiedo alla mia amica di darmi uno specchio. Ups, come sono maldestra. Ho rotto il suo ombretto preferito. È il momento giusto per darle il mio piccolo e speciale regalo. Volevo farle uno scherzo con le palette di trucco, ma ho pensato di regalarglielo per rimediare alla mia goffaggine. Ah, le è piaciuto e si è dimenticata del problema. Pensi che le lampadine blu si utilizzino solo in campo medico? Assolutamente no. Mettiamone una in una normale lampada. Pittura l'intera lampadina con un pennarello blu. Mettila nella lampada. Ups. Cosa c'è che non va con la luce? Perché tutto è diventato blu? Wow, è una lampadina! Ti sono piaciuti gli scherzi? Speriamo tu non li abbia trovati troppo cattivi. Sorridi e passa più tempo con i tuoi amici.
Fai iscrivere i tuoi amici a Trum Trum e divertitevi a guardare i nuovi video insieme!